Come trasformare della vecchia tappezzeria nell'albero di Natale più bello che ci sia? Tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Come state? La preparazione al Natale galoppa, galoppa e quindi vi proietto subito in un complemento d'arredo natalizio veramente, veramente bellissimo. Io l'ho fatto con dei toni molto classici e molto eleganti, ma voi potete rivisitarlo con tutti gli scampoli di stoffa che avete a casa. Potete farlo country, shabby chic, come vi pare, con quello che avete a casa, usando anche delle lenzuola vecchie decorate a mano, insomma, con dei colori. Fate voi, ma sbizzarrite la creatività e preparate da soli il vostro Natale. Io vi faccio vedere i miei bellissimi alberi di Natale in stile quasi bizantino, come ho detto io. Adesso spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fanno. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri alberelli di vecchie tappezzerie. Ci occorrerà un'anima a forma di cono in polistirolo, un tagliabalza, delle forbici, della vecchia tappezzeria di diversificata natura. Io ho qua dei damaschi, dei broccati e pistola a caldo con relative stecche. E poi per rifinire vi occorrerà o del cordone o del pizzo. O, come nel mio caso, delle bordure. Queste sono bordure per tappezzerie mobili. Sapete quelle che si mettono tutto attorno alle sedie quando vengono tappezzate in pelle? Bordure in ottone, diciamo, che si trovano facilmente in tutti i negozi che trattano di tappezzeria. Io le ho trovate in un negozio di restauro, ma voi se non le avete, non vi preoccupate, usate il cordone che viene bellissimo lo stesso, o dei pizzi antichi, o se fate con delle stoffe più country, tipo scozzesi, della lana grossa ci sta benissimo lo stesso. Iniziamo subito. Come prima cosa taglio dei triangoli dalla mia stoffa. Allora, a questo punto prendo il mio cono e con un tagliabalza, in prossimità della giuntura, perché così non posso proprio sbagliare, pratico un'incisione. La pratico da una parte e specularmente è di rimpetto, quindi anche dall'altra parte. Quindi faccio un'altra incisione. E un'altra incisione in modo da dividere in 8 spicchi più o meno uguali il mio cono. Sempre con il tagliabalza infilo il margine all'interno della fessura. Guardate, parto dall'estremità più bassa. Da una parte e anche l'altra estremità dall'altra. Se vedo che c'è troppo disavanzo, come in questo caso, assottiglio un po' e lascio solamente la stoffa che voglio possa essere abboccata dentro la fessura. E voilà. Adesso prendo un altro colore. Ora prendo un altro colore di tappezzeria, la rifilo per bene e vado ad inserirla proprio accanto alla precedente. Continuo così con tutti i miei triangoli di stoffa. Adesso affiancherò quello rosso.
Adesso rifilo tutto il bordo alla base. A questo punto è giunto il momento di ornare il mio albero. Come prima cosa devo sistemare questa parte, la parte superiore. Cosa faccio? Prendo la colla a caldo, spruzzo all'interno un po' di colla e semplicemente prendendo i lembi della stoffa stringo e giro così e lascio asciugare ben bene il tutto per poi tagliare e poi elimino la parte di troppo. Adesso prendo le mie bordure metalliche partendo un 3 cm più giù della parte sommitale, attacco le mie bordure. Cosa faccio? Prendo la misura di una e ne ricavo 8. E allora prendo il mio alberello, spruzzo la colla a cavallo delle due stoffe e vado bella abbondante. Quindi adagio la mia bordura metallica, stando attenti perché in quanto metallica si surriscalda e allora potreste bruciarvi, quindi spingetela. Se usate il cordoncino fate la stessa cosa col cordoncino, lasciate sempre libera la punta. Adesso piano piano con il rimasuglio di fascetta metallica andrò a costruire una sorta di puntale, quindi partendo dal primo giro andrò ad agganciarmi, faccio asciugare un attimo e quindi piano piano girerò a spirale tutto attorno all'albero. Adesso voglio rifinire anche la base e andrò a mettere 3 punti della mia guarnizione anche sulla base, 3 punti per ogni spicchio. A questo punto voglio fare anche un puntale. Prendo 2 pezzettini con un centro più piccolo e li piego su se stessi da una parte e dall'altra per 2 volte. Una volta ottenuti 2 pezzettini uguali, li sovrappongo e li unisco al centro formando una croce. Quindi faccio in modo che l'uno sia sull'altro. Prendo un altro pezzettino e lo incollo sulla coppetta inferiore, così, in modo che ci sia un disavanzo di un pezzetto. Con questo vado ad inserirmi all'interno del mio alberello qui sul retro. Prendo e infilo così e voilà, in 4 e 4 8 ecco pronta una delle cose più belle create sul piano da lavoro di Arte per Te. Bello perché è d'effetto, ma soprattutto perché è molto semplice da fare e non vi fate ingannare dai materiali, sono tutti materiali che se andate dai tappezzieri trovate gratuitamente perché sono scarti del loro lavoro, quindi potrete chiederli gratuitamente dai tappezzieri o nei negozi dove vendono
tappezzerie, chiedete pure gli scampoli, gli scarti di lavorazione dei tappezzieri e anche la fascetta metallica, questa qui, costa meno della passamaneria di stoffa, perché una striscia da 1 metro costa circa 1,35 euro, e oggi come oggi invece la tappezzeria e il cordoncino arrivano a prezzi anche superiori. Quindi non vi fate ingannare dall'apparenza, ma andate alla sostanza e create il vostro albero di Natale di grande design, aiutati dal tutorial di Arte per te. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione adesso. Se non sei ancora iscritto al canale, cosa stai aspettando? Qui si fanno cose così e anche meglio. E noi ci rivediamo subito dopo le foto. Ciao e buona preparazione al Natale a tutti! I nostri alberelli sono davvero bellissimi. Alla fine, non ve l'ho fatto vedere, ho coperto il tutto con dei cerchietti di feltro. Vedete, ho semplicemente ritagliato e attaccato con la colla a caldo. Sono così belli e pronti per scivolare sui vostri mobili senza rovinarli. Ora ditemi, con pochi euro, guardate che meraviglia! In un negozio di antiquariato non avrebbero timore di chiedervi 45-50 euro per ogni pezzo. Quindi teneteli in conto anche come dei bellissimi regali di Natale, specialmente quest'anno che non possiamo tanto uscire per andare a fare shopping. Pensiamo a riciclare quello che abbiamo in casa e a creare dei complementi di arredo che parlino di noi, che abbiano il nostro gusto e che siano fatti con amore per le persone che amiamo. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un pollice in su, una condivisione e soprattutto rimanete qui iscrivendovi al canale. Cliccate su iscriviti e attivate la campanella per non perdervi video futuri. Io vi aspetto anche su Instagram e su Facebook, dove vi prego taggatemi sia su Instagram che su Facebook quando fate le cose che vedete su Arte per te, o semplicemente anche quando volete farmi vedere delle vostre creazioni. Basta parlare, andate a preparare i vostri alberi di Natale. Io vi mando un grande bacio e vi dico che da Ombretta ed Arte per te è tutto, solo per il momento. Ci vediamo alla prossima volta. Ciao!